Qual è il test più importante e che richiede pratica nella diagnosi di uno strabismo? Chiaramente il cover test. Il cover test è indispensabile per la diagnosi e la misurazione dell'angolo dello strabismo. Si suddivide in tre sottocategorie: il cover and cover, il cover test alternato e il cover test prismatico. È fondamentale saper riconoscere questa suddivisione, poiché un errore spesso comune è proprio quello di non distinguere uno strabismo latente da uno strabismo manifesto. Il cover and cover pone la diagnosi e quindi fa la diagnosi differenziale tra una aforia e una atropia. Il cover test alternato invece risulta abbastanza importante nella valutazione di strabismi verticali o con una componente sia orizzontale che verticale. Infine, il cover test prismatico misura l'angolo di strabismo. Quest'ultimo a sua volta si suddivide in cover test prismatico simultaneo e cover test prismatico alternato. Mentre il simultaneo risulta utile nella rilevazione dello strabismo manifesto, quindi nella quantificazione dello strabismo manifesto, piuttosto invece nell'alternato avremo il totale ammontare, quindi comprendendo anche la componente latente dello strabismo. Quindi tramite il cover test prismatico alternato andremo a misurare l'angolo totale dello strabismo. Inoltre bisogna prendere in considerazione la misurazione effettuata e rilevata per lontano e poi quella rilevata a 33 cm per vicino. Inoltre è fondamentale misurare l'angolo di strabismo con entrambe le fissazioni, quindi sia con la fissazione dell'occhio destro e poi con la fissazione dell'occhio sinistro. Inoltre per una diagnosi più fine bisogna misurare l'angolo di strabismo in tutte e 9 po le posizioni di sguardo, ricordandoci anche delle torsioni, quindi misurando l'angolo di strabismo durante il test di Biel-Chosky. Tips di esecuzione. 1. Calma e rapidità. Bisogna assicurarsi che il paziente stia fissando correttamente il target di fissazione con calma, tranquillità. Rapidità perché bisogna passare la paletta da un occhio all'altro senza permettere la visione binoculare e quindi avere una paletta idonea e avere un movimento, una certa tecnica che ti consenta di essere rapido, però non frenetico. Questo è importante. 2. Utilizzare target di fissazione idonei, vale a dire mire strutturate sia per lontano che per vicino. 3. Assicurarsi che il target di fissazione sia percepibile da entrambi gli occhi ed eventualmente adattare il target alle esigenze visive del paziente, alle capacità visive del paziente. 4. Iniziare sempre ed esclusivamente con il cover and cover, prima di un occhio, poi dell'altro.